Sono Babbo Natale e anche io ho imparato a lavorare al tornio con i tutorial di ceramica per tutti.it. Oggi vi farò vedere come fare un bel alberello di Natale al tornio super economico. Mettiamoci al lavoro! Allora, per tornire questo alberello di Natale sto usando un'argilla semirefrattaria bianca d'Araku, della Sila Argille, che si trova in Toscana, una bellissima argilla. Ho già fatto la centratura, andatevi a vedere tutta la serie sulle prime fasi della lavorazione e troverete la centratura. Quindi adesso che faccio? Come al solito facciamo l'apertura lasciandogli una base più o meno di poco meno di un centimetro. Quindi tiriamo l'argilla pian piano verso di noi, in questo modo qui. Rifacciamolo un'altra volta finché non arriviamo, diciamo, alla base desiderata, quindi spingiamo sul fondo e tiriamo via dal fondo un po' d'argilla verso la parte esterna. In questo modo facciamo un'ultima volta. Ok, adesso conicizziamo l'argilla verso il centro come al solito. Voilà, per contrastare la forza centrifuga che la porterebbe, no, verso l'esterno subitissimo, e già iniziamo a sollevare le pareti e portare il baricentro del corpo verso il centro del tornio in modo da creare già la forma di un cono. Quindi spingiamo le dita interne contro quelle esterne e anche tutto il movimento verso il centro. Lasciamo sempre il bordo un po' più spesso, come al solito. Tra l'altro in questa forma ci servirà un bordo un po' più spesso perché poi l'andremo a chiudere alla fine. Quindi sempre mettiamoci col dito una piccola scalanatura sul fondo, tiriamo con le mani interne un po' verso l'esterno per allargare questa base, ci fermiamo e partiamo a stringere pian piano verso l'alto e verso il centro. Togliamo già un po' d'acqua da dentro con la spugna. Voilà, in questo modo, e già chiudiamo leggermente perché adesso gli andremo già a dare, bagniamo un po', gli andremo già a dare la forma del nostro albero. Quindi faremo le, diciamo, queste scalanature come nel nostro alberello, no? Tutte queste differenze qui. Chiudiamolo un altro poco, stringiamo il collo in questo modo, ruotiamo il polso della mano destra verso l'interno in modo da chiudere la forma. E adesso, salendo, diamo anche la forma diciamo, dei nostri cerchi dell'albero. Quindi iniziamo col primo, gliela abbozziamo così, quindi abbiamo spinto con le mani interne un po' verso l'esterno, la prima, saliamo un po' e gli diamo, spingiamo con le mani esterne verso l'interno e con quella interna verso l'esterno per creare il dislivello. Saliamo un altro po', ne creiamo l'ultima e adesso stringiamo un altro poco la punta. Lasciamoci un po' di argilla qui sopra perché ci serve proprio per chiudere la punta. Possiamo anche asciugare un poco la nostra forma con la spugna in modo da vedere bene se la forma ci piace. Possiamo intanto chiudere un pochino di più in questo modo. Quindi portiamo l'argilla da qui verso l'alto e poi stringiamo il collo in questo modo. La mano sinistra l'accoglie, la mano destra da dentro spinge verso il centro. Potremmo già chiudere, ma prima di chiudere spingiamo un pochino e accentuiamo queste scalanature in questo modo qua. Dopo lo faremo con la spatola, prima facciamolo con le mani e qui diamogli, diciamo, la curva che ci piace e andiamo a chiudere. Stringiamo il collo pian piano, stringiamo, stringiamo, stringiamo e chiudiamo in questo modo qui. Asciughiamo un poco. E adesso con la spatola andiamo ad accentuare le scalanature. Io adesso sto togliendo un po' di argilla dal fondo. Ok? E adesso
spingo verso l'interno, piano piano, senza andare troppo veloce, per creare il mio dislivello, la mia scalanatura. Anche sulla seconda. E infine sulla terza lo facciamo anche per togliere un po' di barbottina, in questo modo. Rifiniamo col dito le parti sottostanti a queste scalanature, in questo modo. E con la spatola rallentiamo un po' il tornio, troppo, poco di meno. E con la spatola aggiustiamo la punta in questo modo qui. Gli diamo la forma che desideriamo. Facciamo magari un paio di volte. Andiamo poco più veloci. La punta la potremmo anche poi sistemare dopo in fase. Quando l'oggetto sarà a durezza cuoio, nella ritornitura potremmo sistemarla un altro pochino. Togliamo un po' di barbottina qui. Controlliamo. E l'ultima cosa che facciamo sempre, togliamo un po' di argilla dal bordo in modo che sarà più facile staccarla dal piatto. Fermiamo il piatto, ci puliamo le mani. Le asciughiamo. E come al solito con il nostro filo di nylon un paio di tagli sotto il piatto e prendiamo la nostra creazione da sotto, in questo modo qui, e l'appoggiamo sul piatto. Voilà. Avete visto com'è stato super semplice tornire questi alberelli al tornio super economico? Vi ricordo poi di forare la base dei vostri alberelli perché essendo delle forme chiuse devono far uscire l'aria altrimenti sbam esplodono. Vi lascerò in descrizione di questo video il link per acquistare questo tornio super economico. Mi raccomando, come al solito, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto per altri video natalizi. Ma pure sta cazzata di Babbo Natale, mo mi devo fare.